Però è successo una cosa, è successo qualcosa di molto strano a Miami, e allora io, visto che ho un amico che è a Miami, che è anche un amico importante, un amico famoso, diciamo, è l'amico più importante, cioè no, è la personaggio più importante della radio italiana, Marco Mazzoli. Ciao Marco. Ciao, buonasera. Ciao. Beh, tu sei l'animale principale dello Zoo di 105, quindi lo Zoo di 105 mi sembra che sia il programma principe, no, della radio italiana. Per il momento sì, anzi, aspetta un attimo che mi do la grattata, così almeno scongiuriamo anche le sfighe. Perfetto. Ma prima di venire ai fatti di Miami, poi dopo ci colleghiamo anche con Marina Tonini, volevo dire una cosa. Tu sei a Miami, allora, però tu fai anche una radio a Miami, cioè tu cosa fai a Miami? Allora, io mi sono trasferito a Miami con mia moglie nel 2013, più o meno fissi, 2012-2013, e dicevo a mia moglie, il mio sogno sarebbe provare le mie abilità radiofoniche anche in un contesto americano per mettere alla prova il mio inglese, e da che ho iniziato a lavorare per delle piccole radio locali, alla fine grazie a una persona che ha creduto nel mio progetto, abbiamo acquistato 3 emittenti che coprono praticamente tutto il sud della Florida, e questo è lo studio alle mie spalle della diretta, e abbiamo creato questo format che mancava a Miami, dove facciamo principalmente musica dance. È un po' come la disco radio, l'M2O, certo, italiana. Ma dove arrivi? Solo in Florida o vai oltre? O è online? E allora, è anche online, è in FM principalmente, facciamo da West Palm Beach, un po' più a nord, fino quasi a Key West. Sono 600 chilometri di copertura, più o meno. E online dove la si può vedere? C'è un sito? Sì, Revolution 935 numeri.com. Ok, ok. C'è un'app, uno può scaricare l'app e ascoltarla gratuitamente da qualsiasi parte del mondo. Però adesso io ti volevo presentare Marina Tonini, perché in comune avete, cioè no, non avete molto in comune voi due, perché tu sei un animale, lei un extraterrestre, ma non so, forse anche te sei un extraterrestre, perché di sicuro, diciamo, le tre facce che voi vedete vengono definite complottisti, perché noi, cioè, ormai è un'etichetta che dobbiamo accettare, anzi, secondo me dovremmo metterci, fra un po' ci marcheranno, no, complottista, sai come marchiavano gli schiavi che gli mettevano il coso, quindi. Allora, quello che io volevo sapere, che vi coinvolge entrambi, è questo. Guardiamo, è successo qualcosa a Miami e vi faccio vedere le news, ok? Ok, and now to our number one trending story on CBSMiami.com. It involves talk of alien sightings at Bayside Marketplace. On New Year's Day, there was a massive police response in downtown Miami. More than 50 young people armed with sticks began fighting. Cioè, in pratica, stanno raccontando di questo incredibile spiegamento di forze, Marco. Sì, allora vabbè, adesso a parte l'immagine della presenza aliena, in realtà sono 3 persone che stanno camminando, una in fila all'altra, uno in fianco all'altro, e hanno sfocato l'immagine. Allora io sono il primo a sperare che prima o poi ci sia un'apparizione aliena, perché sarebbe affascinante, però ho fatto raccontare da un mio amico poliziotto. Aspetta, cosa ha detto il tuo amico poliziotto? Allora, praticamente succede questo. Durante la notte di Capodanno, dei ragazzini, più o meno una cinquantina, vanno in questo centro commerciale che è a cielo aperto, sulla baia, si chiama Bayside, e questi ragazzi iniziano a sparare i fuochi d'artificio contro anche le persone che passavano. Ovviamente sai che in America c'è sempre il terrore di sparatorie, perché qua sono armati tutti fino ai denti, e poi magari parliamo anche di questo che riguarda le elezioni americane. Cosa succede? Si spaventano tutti, qualcuno reagisce nei confronti dei ragazzini, scoppia una rissa e iniziano a picchiarsi coi bastoni. Molte persone pensavano fossero partiti dei colpi d'arma da fuoco, quindi chiamano la polizia. C'è un codice, adesso non mi ricordo come si chiama, qui in Florida, sai che la polizia qui è molto aggressiva, molto presente. Tu calcola solo che a South Beach, dove ci sono più o meno 550.000 abitanti,
ci sono 450.000 poliziotti, cioè praticamente quasi un poliziotto per ogni persona. E ogni poliziotto ha un'autovettura, cioè non viaggiano mai insieme. Questo per creare anche un po' di paura, perché quando tu chiami, arrivano tre poliziotti, sono tre macchine, mentre in Italia solitamente viaggiano in due e quindi arriva una macchina sola o due, cioè si moltiplica sempre di più il numero. Siccome non capivano cosa stesse accadendo, hanno utilizzato questo codice che chiede a tutta la polizia a disposizione di arrivare in loco. Quindi a un certo punto c'erano più o meno 100 auto della polizia, che visto da fuori sembrava una roba assurda. Qualche, passatemi il termine, pirla che era lì, per scusarsi con la polizia e non farsi arrestare, si è inventato che c'erano queste figure aliene alte 10 piedi, più o meno 3 metri e mezzo, che camminavano nel centro commerciale e che minacciavano o cercavano di ammazzare le persone. Ora io mi domando, posso essere complottista quanto vuoi, però se con tutti i cellulari che ci sono a disposizione, vuoi dirmi che nessuno è riuscito a fare una ripresa di queste figure di 3 metri? È una cazzata, cioè è una grande cazzata. Poi che ci siano avvistamenti o luci strane nel cielo che si sono verificate di recente a Orlando, a Miami, ma su tutti i cieli del mondo, questo è un altro paio di maniche. No, ma ne parliamo dopo perché poi mi hai mandato un altro video. La cosa però che ti faccio vedere è questa. Cioè, in cui ho fatto... Esta es una llamada de todas las unidades de la ciudad de Miami. Ho fatto un mashup di Ok. due immagini, vedi? Sì. Dove vedi, cioè, secondo te, ma, ok, tu vivi a Miami, è possibile tutte queste macchine? Non, allora, Poi dopo, non lo un'altra so. cosa, Marco, ma se non hanno filmato gli alieni, con tutti i telefonini, avrebbero filmato anche i ragazzini che facevano casino? Questa è la cosa che puzza, cioè nel senso ci sono pochissime immagini di questa presunta rissa. Allora, quella figura lì che vedi che cammina sono tre persone una in fianco all'altro. Non lo so, è strano, c'è un video che gira del figlio di un poliziotto capo, tra l'altro sceriffo di Miami, che chiama suo padre e dice: "Senti, passo, che tu sei andato lì, mi dici cos'è successo?" E il padre gli dice: "Non te lo posso dire." Non sappiamo che capo. Sì, c'è anche questo coso, questo poliziotto dice Quello creatures, sì. creature. E Quello. poi vedi, c'è sta roba qui nel cielo. Questo non so spiegartelo. Questo, boh, non so neanche se è effettivamente dello stesso giorno, Ma qui eh. spare di sì. Cioè, purtroppo con internet, con la rete, con i social, tante volte prendono immagini di altri posti e iniziano a spacciarle per. Questa è di Miami sicuro perché si vede la baia poi, quando non so se Questa negli incidenti. qui è un UFO, eh? Marina, questo è un UFO, eh? Sì, io credo che avendo avuto un'agenzia investigativa e guardando le cose sempre dal punto di vista delle prove, in effetti quello che mi rimane strano è che è vero che non ci sono, nessuno ha fatto un video di queste tre creature o quante erano, però nessuno ha fatto neanche il video di questi Della ragazzi che rissa. avevano sparato i fuochi, no? Quindi. No, la cosa strana è che adesso, a prescindere dai cellulari, quei centri commerciali, proprio per via della paura che ci sia qualche pazzo che entri e spari all'impazzata, sono stracolme di telecamere di sicurezza. Vabbè, qua mi riporta indietro nel famoso 11 settembre, dove il Pentagono, che si presume sia il posto più sicuro del mondo, non abbia un filmato dell'aereo che è entrato nel Pentagono. Che sta, vabbè, è veramente allucinante. Non esiste un filmato di un aereo che entra nel Pentagono. Cioè, si vede il foro di entrata, qualche piccolo pezzo di un aereo che, tra l'altro, non corrispondeva neanche a quello che dicevano fosse entrato. Per il resto, nessuno ha mai visto Beh, nessuna immagine. vogliamo parlare dell'uccisione di Bin Laden di cui non si hanno immagini? Nell'era della tecnologia, dove la gente si filma anche quando fa la cacca, mi domando come sia possibile che non esistano immagini ben definite. Oltretutto abbiamo i cellulari ormai che possono girare qualità cinema, non ci siano le immagini di questi presunti esseri alieni, ma allo stesso tempo non ci siano immagini della rissa. Quindi, boh,
Ma loro pensano che adesso stanno cercando di rilasciare delle possibilità, no? Perché ormai non possono più coprire il fenomeno e quindi di fatto ci sta anche che ci siano veramente stati e che non lo vogliono dire, che abbiano un po' camuffato, perché è vero che tu dici arrivano ognuno con la sua macchina, però mi sembra un po' esagerata la situazione. Quindi. Erano un po' tantini, effettivamente è stato un intervento Ma scusa, calcistico, però tu sì. che abiti a Miami, hai mai visto un intervento di forze della polizia così massiccio? Sni, cioè così massiccio no, ma massiccio spesso. Cioè, ti ripeto, la polizia qui a differenza, perché molta gente sbaglia nel dire l'America. L'America è come se fossero tanti piccoli paesi. Ogni stato ha le sue leggi, ha le sue regole, ha la sua gestione. Non voglio entrare nel merito della pandemia, se no poi dopo iniziamo a parlare di cose, ci danno dei complottisti, quello che vuoi, però io ho attraversato l'America in lungo e in largo durante la pandemia, proprio perché in Florida non c'era nessun lockdown e non c'era nessuna restrizione, e ho visto una differenza abissale stato per stato. Cioè tu passavi da uno stato democratico, la gente era chiusa in casa, i pochi che giravano erano con la mascherina, entravi in uno stato come il Texas, che è repubblicano, ed erano tutti liberi. Bar aperti, ristoranti aperti e raramente qualcuno con la mascherina. Quindi l'America è veramente, non è un paese unito. Abbiamo un unico presidente, ma poi ogni governatore di ogni stato decide per il suo stato. Qui la polizia è veramente molto presente, molto cattiva anche perché Miami, se no, sarebbe una città ingestibile. E lo so che fa strano, tanta gente pensa che Miami sia molto pericolosa. Miami non è pericolosa per niente. È ovvio che se te le cerchi, se vai a cercare la droga, se vai a fare il buffone in alcune zone, qualcosa ti può succedere. Succedono tante sparatorie, ma sono soprattutto tra gang di poveri che vivono nelle zone un po' più malfamate, che pian piano stanno scomparendo perché qui si sta veramente evolvendo di giorno in giorno. La polizia qua è molto cattiva, quindi quando succede qualcosa che si pensa molto grave come una sparatoria in un centro commerciale, posso credere che la polizia sia intervenuta per paura che ci fosse qualche pazzo che stava ammazzando persone. Perché questo è quello che hanno comunicato al telefono, eh. Certo, però è bello perché c'è uno che dice: non c'è mezzo di portarlo sulla tesi extraterrestri, per quanto lo si tiri per la giacchetta, non è vero, perché lo stesso Marco Mazzoli oggi mi ha mandato questo video che vi faccio vedere. Hey, oh shit, you think that's, I'm calling. oh my god, what's that, Chinese lantern? Oh my god, that's Tanto loro dicono solo: oh my god, oh mio Dio, che cos'è questa roba, Marina? Ma sono le prime manifestazioni di una realtà che sta arrivando e a me non stupisce per niente, nel senso che c'è la nave madre che rilascia poi queste altre sonde che sono più piccole e sono manifestazioni belle, importanti, insomma, non è il luffetto che vedi su in alto. È importante, si sta manifestando, cominciano, quindi per questo che io non lo so, potrebbe essere che a Miami non sia successo nulla, ma che in realtà lo stesso, diciamo, governo o le stesse persone responsabili della divulgazione extraterrestre devono per forza come mettere al pulce all'orecchio le persone, no? Che poi Certo. dicano voleva uccidere la gente, questa è la visione proprio Guarda terrestre quante, guarda dell'extraterrestre. quante, guarda. Di giorno ormai. Red, io adesso voglio raccontarti una cosa che noi abbiamo raccontato in radio qualche mese fa. Tu sai che io purtroppo ho fatto l'Isola dei Famosi, però per fortuna l'ho vinta, almeno quello. E si svolge tutto in Honduras e veramente sei su una spiaggia con niente intorno per chilometri. E di notte noi spesso non riuscivamo a dormire. Una sera mi ricordo io e Paolo avevamo appena costruito la zattera. Ci siamo messi sulla zattera che era sul bagnasciuga a guardare il cielo. Siccome l'Honduras, dove eravamo noi, vicino alla Ceiba, non ha nulla, non ci sono luci né niente, il cielo è veramente limpido e chiaro. E io e Paolo abbiamo visto delle robe allucinanti in cielo, cioè inspiegabili. Non erano aerei perché qualche aereo passava, era molto più basso, le luci si riconoscono, andava molto più piano.
veramente delle robe inspiegabili, ma per ore, cioè veramente un traffico pazzesco poi di luci che si allineavano, poi decollavano verso l'alto. La mattina successiva raccontiamo questa cosa agli altri concorrenti e ci pigliano tutti per il culo, ovviamente. Allora gli diciamo, ragazzi, secondo me non avete impegni, stasera vi mettete con noi sdraiati e guardiamo insieme. Tu puoi interpellare qualsiasi persona che fosse presente sull'isola e ti diranno la stessa cosa. Ora, io non so cosa fossero, non sono un esperto di alieni, sono appassionatissimo, affascinato da questa cosa e ho sempre pensato, ho svariate teorie. Però tutti quanti ti diranno la stessa cosa. Ti ripeto, non so cosa fossero. Ma c'era un movimento non umano, perché io non ho mai visto un mezzo fare determinate peripezie, scomparire nel nulla. Non erano aerei, non era roba terrestre. Poi, boh, c'è l'esperta, me lo saprà spiegare lei. Io ti Non riporto l'ho quello che ho visto con i vista, miei occhi. non l'ho vista Marco, però c'è cioè, quello che so, lo so per diretta, diciamo, informazione, quindi so che in questo momento comincerà veramente una cosa molto intensa perché il tempo è finito, proprio finito, nel senso che se prima c'erano 5 minuti, adesso zero. Quindi quello che loro dicono, l'ultimo messaggio è proprio i pavidi, se è questione di mesi, i pavidi saranno fermati. Ma E i senti, ma pavidi. questo può essere legato al fatto che si vocifera sempre di più di un possibile conflitto mondiale e l'utilizzo di armi nucleari, eccetera. Cioè può essere dovuto anche a quello, Sì, perché io so che Red diciamo che Bull. l'utilizzo, diciamo, la possibilità che avvenga questo c'è, ma in ogni caso durerà molto poco perché non possono permettere questa distruzione, no? Se non per noi, ma per tutto il sistema, diciamo così. Però in realtà quello che loro alludono è proprio la fine dei giochi, nel senso che adesso i pavidi non sono solamente le persone del sistema, diciamo, mondiale, quelle che si nascondono dietro al potere e ai soldi per fare quello che vogliono. Sono anche le persone comuni che non prendono posizione, che non parlano, che non divulgano, che non. Beh, ma quelle E persone lì però, quelle persone tiepidi. lì che fino a ieri erano nascoste, cioè noi da sempre, tutti quanti abbiamo sempre sostenuto che i grandi presidenti dei grandi paesi fossero dei burattini, burattinati dall'alto, no? Si diceva i Rothschild, queste famiglie potenti, ma non avevamo nessuna prova. Oggi queste persone ti dicono chiaramente, e lo trovate online, non è roba che mi invento io, ti dicono chiaramente che vogliono dimezzare la popolazione. C'è un intervento al World Economic Forum di quello psicopatico di Klaus Schwab, che mi ricorda moltissimo uno con i baffetti, che fa dei discorsi con lo stesso accento, tra l'altro, che ti dice limpidamente, tra l'altro vorrei sapere chi è e chi l'ha messo lì, cioè chi è lui per stabilire la nuova, il reset, il nuovo world order e tutto il resto, non lo so. E ha delle persone, c'è questa signora, tra l'altro anziana, che dice: se io avessi la possibilità di uccidere un tot di milioni di persone senza farli soffrire e senza fargli del male, lo farei seduta stante, che è una dichiarazione allucinante. Allora non vorrei che tutto questo fosse un po' connesso. Marco dice, ma hai raccontato quello che avete visto sull'isola e non vi facevano parlare? Cioè tu hai raccontato che avevi visto delle cose strane in cielo? No, non ce l'hanno tagliato tutto, ma non, forse perché non lo ritenevano avesse valore, non lo so, perché sai che sull'isola sei costantemente ripreso, quindi tante cose purtroppo vanno perse, magari non era interessante per loro, per noi lo è stato, ne abbiamo parlato in radio e tanta gente, come al solito, ah, ma vai a cagare, complottista, sì, certo, gli alieni, perché non si palesano? Va bene, ok. Io voglio vedere il giorno in cui si palesa qualcuno che arriva da un altro pianeta. Qua scoppia il caos, altro che. Marina. Non manca Eh? Beh, molto, Marco. Non manca molto. Questa volta sul serio, no? E quindi è solo questione di poco tempo. Io penso che la gente non si sia resa conto dei passi che sono stati fatti.
Ma senti, ma scusa, Marina, io ti voglio fare una domanda, ma sono buoni o sono cattivi? So che dicono che ci No, sono alcuni buoni. militari, cioè non è che sono buoni o cattivi, sono militari, sono di tante gerarchie, diciamo così, sono meno fantasiosi di quello che raccontano, nel senso che essendo una gerarchia militare hanno i loro mezzi, le loro culture, i loro paesi di origine, no? Quindi non hanno quest'aura angelica, cioè gli angeli e gli extraterrestri sono due cose diverse. Ma lo scopo del loro arrivo qual è? Quello di mettere pace o di metterci a ferro e fuoco? Ma diciamo di salvaguardare prima di tutto il pianeta perché non siamo stati capaci di farlo e lo stiamo continuamente distruggendo, di conseguenza loro non possono permettere questo. Poi salveranno quelli che diciamo se lo meritano, le persone, gli impavidi, quelli che ci hanno messo la faccia, quelli che, cioè i tiepidi non sono contemplati, no? Perché? Perché in questo momento noi sappiamo che qualsiasi direzione prenderà il pianeta in questo momento è colpa nostra o merito nostro. Perché Certo. dobbiamo prendere una posizione che sia chiara. E alcuni lo stanno facendo, altri sono a traino, per cui loro vengono perché arrivati a un certo punto di involuzione tale in cui vedi cosa è venuto fuori di Epstein e cosa sta uscendo, quindi un Madonna. marciume che è una cosa veramente di apocalittica, una civiltà, il massimo dell'involuzione si autodistrugge. Quindi prima che succeda questo con l'atomica, con la nucleare riusciranno, probabilmente ci lasceranno fare l'errore clamoroso, ma poi saranno fermati in automatico subito, perché non è pensabile che si possa autodistruggere un pianeta. Poi ci abitano anche altre razze dentro al pianeta, non è che siamo solo noi, no? Quindi subiscono le nostre folli decisioni. Per cui è tutto un minestrone in questo momento, che però sta cominciando a far galleggiare il putridume, no? Si comincia a vedere tutto e Beh, questa sai, cosa se sempre più dici che veloce. sono militari e quindi sono persone che mettono ordine, è un po' come il nostro sistema attuale, no? Cioè tu fai una cazzata e c'è la polizia che ti Diciamo punisce. che non sono impositivi come i nostri militari, militari nel senso che sono delle gerarchie che non sono viste come, cioè molti descrivono gli extraterrestri come se fossero, sai, gli angeli che vengono, si fanno vedere, cioè non sono così, cioè sono persone che vivono nelle basi, vivono su altri pianeti, hanno delle prospettive, usano tecnologie avanzatissime. Chiaramente più sono evoluti, più le tecnologie sono positive e costruttive. Poi ci sono anche quelli che non sono per niente evoluti e ne abbiamo un bel esempio sul nostro pianeta. Non sono Sì, effettivamente, come dire, Draghi, poi aspetta, chi è l'altro? Come si chiama? I guarda, le rettiliani. famiglie reali comunque sono tutte discendenze particolari, poi c'è comunque, come dicevi tu prima, no? Parlavi di Rothschild. Rothschild è stato l'inizio della fine di questo pianeta, perché dal 1700, quando ha cominciato a finanziare le banche, ha cominciato a dare soldi per prestare soldi, chiaramente ha creato un sistema che è la tela del ragno. E quindi sono loro che ti dicono, si possono permettere di dirti, sai, adesso voglio decimare il pianeta perché siamo in troppi, e tu dicevi, ma con quale diritto tu fai una cosa del genere? Semplicemente perché sono dei pavidi, si nascondono dietro la ricchezza, dietro la certezza che noi siamo formiche da schiacciare, e quindi questa cosa deve finire, perché per legge universale l'essere umano deve potersi evolvere. Cioè, in Certo. questo modo qua siamo schiacciati e se anche uno volesse esercitare il libero arbitrio non lo può fare perché questi ti dicono no, comando io e fate quello che dico io. Beh, sappiamo, ormai anche quelle sono alla luce del sole, ormai addirittura dei politici americani fanno nomi, Vanguard, poi c'è BlackRock, sono queste multinazionali che gestiscono praticamente la borsa e hanno mano in pasta ovunque, cioè ogni prodotto che noi consumiamo è loro. Perché hanno messo mani in pasta ovunque. Però di queste cose non ne parla nessuno. Cioè, sembra sempre che sia una roba del deep state, Sì. robe complottistiche. È tutto lì alla luce del sole. Cioè, vai a vedere, tu scrivi BlackRock, che cosa possiede? A parte che c'è dentro Bill Gates, tutti i soliti che conosciamo Ma ormai. sai quali sono i pavidi? Sono quelli che non si prendono la briga di andare a vedere che cos'è, che cosa succede, perché sono così,
I complottisti hanno parlato male di questa pandemia, pandemenza, no? Alla fine abbiamo ragione. Io, in questi, no, io non ho, come dire, no? Ognuno è libero di fare quello che vuole. Io non sono nessuno per dire a una persona ti devi vaccinare oppure no. Certo. Però effettivamente i risultati che stanno venendo fuori sono quelli che erano stati, diciamo, profetizzati da alcuni medici che hanno fatto la fine del topo. Io in questa settimana, ti giuro, avrò incontrato 8 persone che mi hanno detto ti avessi ascoltato. Quindi, di fatto, i complottisti alla fine hanno sempre ragione. Come mai? Ma non siamo complottisti, cioè, Sì, allora, no, siamo complottisti per quelli che finiscono complottisti. La scienza si basa su lo scontro, no? Cioè ci sono delle persone che si scontrano per arrivare a un punto d'accordo, è così che si evolve l'essere umano. Cioè anche Einstein è stato considerato un pazzo, quando ha presentato la teoria della relatività gli è andato del cretino, oggi è un genio, cioè lo usiamo come esempio quando vuoi parlare dell'uomo più intelligente del mondo. Ma tutte le persone che hanno messo in discussione qualcosa alla fine hanno fatto fare dei passi avanti all'umanità. È così che Certo, si scoprono le cose. ma Cioè, quando ti definiscono complottista è proprio il fatto che comunque il complottista è quello che va cercando cose che non esistono e quindi il complottista parla dei problemi dei vaccini, parla degli UFO, ma stai scherzando, ma sei un complottista, cosa stai dicendo? Poi tutto quello che non è contemplato dalla razionalità bieca e bassa e priva di stimoli, perché è questo che l'essere umano è sostanzialmente. Va avanti come un automa, ti dicono che quello è verde, sì. Marina, allora, tu hai detto che è una questione di mesi e in effetti stanno accadendo tante cose incredibili con una velocità pazzesca. Sì, sempre di più, l'uomo ha accelerato sicuramente quello che sta accadendo, perché non è un caso. E io credo che ci siamo, insomma, che siamo proprio al momento cruciale, nel senso che adesso non si scherza più. E quindi quando hanno detto questione di mesi, hanno parlato e sottolineato il fatto che i pavidi saranno fermati. E tendo a ripeterlo perché comunque è fondamentale. Pavido significa persona che non prende una posizione, cioè una persona che è un tiepido, come parlava Gesù, no? Diceva i tiepidi saranno sputati fuori dalla bocca perché di fatto non prendono una posizione. Quindi in questo momento siamo nel clou, nel momento in cui il nero sta vacillando, perché abbiamo bisogno delle forze di tutti. E le forze di tutti puoi dire cosa possiamo fare? Potete fare molto, perché in realtà c'è chi ci mette la faccia e quindi sta facendo quello che è giusto fare. C'è invece chi osserva, quindi i leoni da tastiera che se ne stanno dietro al computer, mettono il like su post, per esempio, di Gaza con questi bambini tremanti che sono disperati, no? Like, però non condividono. Se tu fai lo sforzo di condividere e non cominci a chiederti, no, ma dopo se condivido magari poi mi perseguitano, questa è debolezza ed è falsità ed è anche vigliaccheria. In questo momento abbiamo bisogno di persone che si prendano, scusate la parola, le palle in mano e comincino a dire ok, adesso prendo posizione perché è questione di attimi e siamo di nuovo schiacciati. Quindi in questo momento in cui il potere sta vacillando per vari motivi, in questo momento in cui ci sono delle forze che si stanno manifestando, è ora di provare a noi stessi chi siamo. Perché sennò è inutile che ci guardiamo allo specchio. È inutile. Quindi, se non vi sentite partecipi di questo mondo, fate un piccolo sforzo, andate davanti allo specchio e vi fate questa domanda: chi sono io? Cosa voglio? Perché se no ci sono persone che tirano e la gente che arriva a traino e questo non è sufficiente. Quindi tutto questo sarà decretato, cioè i pavidi saranno fermati e ci sono molti modi per fermare i pavidi, non è necessariamente solamente il sistema. Ma in realtà i pavidi verranno fermati attraverso le cose della vita. Quindi chi non prende una posizione verrà veramente schiacciato dalla vita. Ci sono infinite possibilità economiche, sociali, di salute, personali, cioè c'è una scelta vastissima. Per cui state veramente attenti, stiamo veramente attenti. Perché da adesso in poi si separa
il grano della gramigna da solo. E poi arriverà il castigatore, quello decreterà altre cose. Però fino a quel momento, adesso è il momento di agire. Quindi quello che è importante capire è che basta osservare, ascoltare, fare battute del cavolo come quello che prima con Marco, così vai a casa. Ma vai a casa tu, ma vai a casa tu, impara ad ascoltare, ignorante. Ignorante, perché la gente che ignora, e come diceva Marco prima, non si informa, non va su internet a vedere che cosa, chi sono questi, cosa stanno facendo. No, si beve tutte le stronzate che ci vengono dette. Quindi è ora di prendere una posizione e di riuscire a capire che siamo noi il cambiamento. Se non cambiamo noi, oggi, adesso, non serve a niente e a nessuno. Quindi questi verranno, salveranno il pianeta e noi, arrivederci e grazie. Meglio così perché siamo una società di persone senza la spina dorsale, a parte qualcuno. Quindi la cosa importante è questa, quello che loro sottolineano è proprio questo. Basta essere tiepidi, adesso è ora di agire. E nel pratico lo si può fare anche condividendo un messaggio dove ci sono dei bambini che soffrono, tremanti e feriti. In una situazione devastante in cui nessuno prende posizione perché è successo con la Shoah e si sta ripetendo questo per la vigliaccheria di tutti quanti. Quindi quello che avremo sarà il risultato delle azioni che stiamo compiendo o non compiendo. Quindi questo significa anche vedere una cosa che non va bene, una cosa che è assolutamente ingiusta e prendere una posizione. Lo so che è scomodo prendere una posizione. Chi l'ha fatto, se ha perso il lavoro, uno può dirmi: ma tu chi sei per dire queste cose? Io sono una persona che ci ha messo la faccia. Sono 14 anni che ci metto la faccia sugli extraterrestri e adesso arriveranno e sono felice di averlo fatto. Però il coraggio di essere è fondamentale in questo momento. Ma sai, È aria fritta. tu quando parli dei pavidi, parli di quelle persone che dicono, sono sedute sul divano e dicono speriamo che vengano a salvarci. Nello stesso Vangelo, nel Vangelo, Cristo in pratica condanna questo fatto. Nella parabola dei talenti c'è il Signore che dà dei talenti a due servi e dice vi affido questi talenti. Quando torna, uno li ha fatti fruttare, dice: guarda, tu mi avevi dato, che ne so, 5 talenti, sono 25 perché li ho fatti fruttare. L'altro invece pulisce i talenti dalla terra, poi dice: io li ho messi sottoterra, glielo ho conservati, ecco i 5 talenti, e lui dice: cacciatelo, perché io ti ho dato i talenti, non perché tu li seppellissi, ma perché tu agissi, li prendessi in considerazione e li usassi. Noi abbiamo dei talenti, i nostri talenti sono il cuore, l'anima e la condivisione e l'empatia. L'empatia vuol dire la commozione. Ed è importantissimo perché? Perché dobbiamo agire, come diceva Marina prima. Fabrizio Caputo dice: volevo chiedere a Marina cosa ne pensa di questo risveglio spirituale individuale, che in effetti c'è in tantissimi, eh? Quindi. Penso che davanti all'ovvio finalmente si stanno aprendo alcune porte, no? Però avremo bisogno di più numero, no? Quindi penso che sia una cosa positiva, che sia spinto anche dai propri fatti contingenti, quindi si stanno cambiando delle cose. Quando cominci a vedere che dichiarano che gli extraterrestri esistono e le cominci a vedere nei cieli di tutto il mondo e chiaramente è un dato di fatto, lì cominci a dire ok, allora questi complottisti, questi contattisti non erano poi tanto fuori di testa, no? Quindi cambia la tua visione delle cose e ti si aprono delle porte. E questo avverrà sempre di più perché andiamo incontro proprio al mondo spirituale, quindi di fatto chi è un attimo percettivo, per forza di cose si modifica. Però i passi, devono essere costanti perché non è sufficiente dirlo, cioè è obbligatorio farlo più che altro. Allora dice Marina, quello che dice è giusto, però il lavoro che hanno fatto in tutti questi millenni è più che magistrale e hanno ipnotizzato le persone. E va bene, ok, hanno ipnotizzato un tot di persone. Certo, certo che sì, l'hanno ipnotizzate, però voglio dire, io non sto parlando del passato, sto parlando di un momento in cui si può verificare tutto, cioè il web, la possibilità di conoscere una volta. I nostri nonni gli raccontavano che
che gli ebrei venivano deportati negli hotel di lusso, nessuno poteva andare a controllare. Adesso si potrebbe, quindi non ci sono giustificazioni. Adesso ti arrivano i video di questi bambini massacrati per che cosa? Per il gas, perché Israele è il popolo della bestia, quindi lo sappiamo, non sto parlando degli ebrei, vero? Sto parlando dei sionisti, è molto diverso. Quindi sto parlando dei governanti del sistema, non sto parlando delle povere persone che comunque sono coscienti e il più delle persone sono in piazza a protestare contro Netanyahu. Però il fatto di essere bravi, magistralmente bravi a gestirci, nessuno lo mette in dubbio, ma ci siamo anche fatti gestire. Guardate la storia della pandemia, ci siamo fatti gestire totalmente. Adesso, a posteriori, ma il senno di poi, del senno di poi sono piene le fosse, cioè comunque si pagano gli effetti di quello che... Tutto questo ci ha insegnato qualcosa? Perché se arrivasse un'altra pandemia, ci avrebbe insegnato qualcosa? Come saremmo? Come reagiremo? O per paura faremo le stesse cose, abbasseremo la testa e saremo schiavi di nuovo un'altra volta di un sistema? Quindi è ora di svegliarsi, di dire, oh ragazzi, adesso basta. Adesso basta. Non ci sono mezze misure, no, ma però loro, non importa niente, adesso basta. Fine dei giochi.